come preparare il passetto di verdure. Cominciamo dagli ingredienti che sono stati lavati, pelati e tagliati. Allora, ci sono 100 g di carote, 100 g di sedano, 100 g di cipolle, 300 g di zucchine, 200 g di carote, 100 g di fagioli berlotti e 200 g di piselli. Adesso dobbiamo mettere tutti gli ortaggi dentro la pentola. Ovviamente nella pentola ci sono 500 o 600 ml d'acqua. Cominciamo a metterli dentro. Metto le carote, il sedano, cipolle, le zucchine, patate, i fagioli e i piselli. Adesso dobbiamo mescolare il tutto. Perfetto, adesso è mescolato bene e dobbiamo lasciarlo abbollire per 30-40 minuti. Ah, giusto, dimenticavo, bisognava mettere del sale QB. Adesso la cottura è ultimata e possiamo finalmente mettere le verdure nel passaverdure. Adesso metto la pentola e con il nostro mestolo mettiamo le verdure in passaverdure. Adesso ne metto un altro po'. Mescoliamo. Ora possiamo vedere che le verdure sono state frullate e dopo essere state mescolate le possiamo mettere sul piatto. Infine, se piace, possiamo mettere un pizzico di pepe e anche un pizzico di sale. Ecco qua, il passato è pronto.